Ehi, ciao, eccomi qui. Sono molto contenta perché ieri mi avete detto che la lettura che ho fatto in merito all'esperienza di Visoko, quella presa dal mio quadernino magico, vi è stata molto utile. E sono contenta di condividere con voi un altro pezzo oggi, perché oggi a mezzanotte cambiano le condizioni per l'iscrizione. E quindi, se sei ancora indeciso, magari questa lettura ti potrebbe aiutare a prendere una decisione, ok? Io ti dico sempre, apri il cuore e ascolta con quello, non tanto con la mente, anche perché questo pezzo che ti leggerò oggi è un pochino forte e quindi va, come possiamo dire, non dico stemperato perché non è quello il senso, ma è preso nel modo corretto, ok? Te lo dico solo così, anche perché il tuo cuore lo sa leggere, la tua mente sicuramente potrebbe giudicare, come ho fatto io stessa quando mi sono arrivate alcune di queste informazioni. Per cui apri il tuo cuore e ascolta quello che ti leggerò. Cos'altro devi sapere su questa esperienza? Sarà una di molte, di un ciclo che si apre e ti porterà in giro per il mondo, a volte in solitaria, a volte con dei gruppi. Ci sono esperienze che dovrai fare da sola, altre che potrai donare ad altri e che andranno oltre le conosciute e accettate possibilità umane. Non credere che ci siano limiti, solo il tuo pensiero lo è. Oltre i limiti del tuo pensiero, tutto può accadere, noi ti aiuteremo. I problemi su cui lavorerete a Visoko sono l'incapacità dell'essere umano di vedere la realtà e di vivere secondo quella realtà, piuttosto che basarsi su proiezioni, illusioni, condizionamenti che portano fuori strada a vivere una vita infelice, sentendosi persi e appunto fuori strada. È un riappropriarsi della verità, dell'essere e della vita, per poter vivere allineati alle vere regole dell'esistenza, per potersi manifestare pienamente in questa dimensione, sfruttando l'occasione vita e facendo i passi evolutivi e importanti da compiere, giunti a questo punto. Non ci sono limiti nelle capacità umane e le persone che si sentono infelici, non realizzate e non appagate è perché non stanno seguendo le vere regole universali, ma i condizionamenti illusori che le bloccano senza che possano accedere alle proprie vere possibilità. È lì che vi vogliamo portare, oltre il livello, per farvi accedere alla realtà dove tutto diventa possibile, dove noi operiamo e dove anche voi potete farlo. Scusate, ma la mia scrittura, soprattutto in canalizzazione, è terribile. Non temere che le cose non accadano, accadranno. Le persone si sentiranno rifiorire, sbocciare, come se per la prima volta vedessero davvero, come se non avessero mai compreso nulla e visto veramente se stessi e il mondo. Sarà tutto nuovo. Usciranno dei Gesù, dei Buddha e persone che porteranno benedizioni in giro per il mondo da questa esperienza. Sì, ve l'ho detto che era un pochino forte, lo confermo, è forte, ma d'altra parte è forte anche il lavoro che andremo a fare lì. E io veramente sono onorata e ho anche, come possiamo dire, molta adrenalina nel pensiero di quello che potrà accadere. Non basandomi sulle aspettative, perché quelle portano sempre solo fuori strada, ma come hanno detto loro, basandoci sull'apertura, perché tutto è possibile. Quello che ci hanno scritto, che mi hanno fatto scrivere, è possibile. Ma quello dipende da noi, come la nostra felicità, come quello che facciamo nella vita, come quello che otteniamo, come quello che realizziamo, perché tutto è possibile. Ovviamente sta a noi scegliere di fare le cose giuste, di aprirci a quello che è importante per noi, oppure di dire ma no, va anche bene così, mi fermo qui e mi accontento di quello che c'è nella mia vita. Oppure non mi permetto di credere che i miracoli siano possibili anche per me. È logico che questo fa la differenza, eppure di persone che hanno fatto grandi, grandi cose nella vita, i miracoli sta a voler dire quello che vuoi tu, grandi cose, non per forza avere la bacchetta magica e fare apparire un elefante come per magia, ma vuol dire fare grandi cose e sarai tu a riempire quello spazio vuoto, perché
le grandi cose che per te è importante realizzare sono le tue grandi cose, non sono quelle che ti posso dire io, quello che ti può suggerire qualcun altro o la società. Per cui solo se apri il tuo cuore, solo se ti apri veramente, le potrai trovare. Come ti dico, è già accaduto ad alcuni allievi che stanno facendo anche il percorso Vita Straordinaria, eppure hanno scelto di venire anche qui. Ci sarà pure un motivo, no? Quindi, facciamo passare l'elicottero. E se senti il richiamo, parla con il tuo tutor e se è un sì dentro di te, dentro il tuo cuore, trova il modo e vola a Visoko con noi. Un abbraccio di luce e a presto. Ah, ricordati che questa sera cambiano le condizioni, quindi prenotala subito la tua chiamata, prenotala subito, perché se la prenoti entro oggi, anche se la farai in uno dei giorni successivi, ti terremo le condizioni di oggi, ok? Un abbraccio forte e a presto!